Adesso prendiamo il filato laminato e realizziamo un piccolo cappietto. Prendiamo il nostro lavoro, nella parte superiore esterna ci agganciamo in un punto qualsiasi. Realizzando una maglia bassissima. Continuiamo con una maglia bassissima nel punto a fianco. Di nuovo una maglia bassissima. E continuiamo così realizzando una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Ed ecco, questo è il risultato. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto seguendo lo schema. Abbiamo le asoline a disposizione dove abbiamo realizzato le 42 maglie basse in costa. Quindi a questo punto prendiamo il filo dello stesso colore, realizziamo un cappietto e ci andiamo ad agganciare nella prima asolina. Catenella che sostituirà la prima maglia bassa, realizziamo un'altra maglia bassa nella stessa asolina e continuiamo con due maglie basse su ogni asolina a disposizione per un totale di 84 maglie basse. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Dopo aver nascosto il filo, possiamo prendere il nostro filato laminato, realizzare una piccola asolina e ci andiamo ad agganciare in una delle maglie basse. Catenella che sostituirà la prima maglia bassa. E continuiamo realizzando una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 84 maglie basse. Per il beccuccio facciamo aderire la parte piatta al restante corpo e cuciamo.